Per il primo anno anche la città carioca Icara il 7 agosto potrà venerare San Donato, esattamente come la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Un patrono comune tra la chiesa aretina e quella brasiliana, ormai gemellate sotto il segno del santo. Un'unione nata da lontano, dagli inizi del 1900, segnati dai grandi flussi migratori verso il Sud America. Tra questi migrati anche tanti aretini che portarono in Brasile, insieme alla speranza di un futuro migliore, anche il culto per il santo protettore di Arezzo. San Donato Martire dal 1950 è patrono anche della città di Icara e da qualche mese due reliquie del santo sono state donate alla diocesi della città brasiliana. Sono stati tanti gli aretini emigrati in cerca di una vita migliore e se il Novecento è stato segnato dai consistenti flussi migratori, anche il XXI secolo deve affrontare questa problematica, come ci ricordano i continui sbarchi nelle coste italiane. Di accoglienza e arrivi nel territorio aretino ha parlato anche il vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, in occasione della presentazione dei festeggiamenti per il patrono di Arezzo. Se arrivano in un paesello 3, 4, 5 persone e gliela spieghi bene agli abitanti da quali sofferenze vengono, gli aretini sono gente che accoglie, non sono, noi non siamo troglioditi, si accoglie però con cervello, non è che ci portano qui in treno un pullman di notte e la mattina ti svegli e dici loro ricchi sono. Direi che la diocesi, credo che questo sia giusto anche dirlo, la diocesi ha messo a disposizione già un anno, 15 mesi fa, ha messo a disposizione 13 strutture. E tanto per essere chiari, dichiarando che sono pronto a perderne la proprietà. Però vanno aggiustate. Se lo Stato ci dà la possibilità di far stare non inoperosa la gente, ci sono dei lavori che tocca all'ente pubblico, non a me, identificare e retribuire nella misura giusta, in modo che quelli che arrivano siano sì accolti, ma siano anche la risorsa.